Wanda Giampaoli, membro del Consiglio di Amministrazione di Reggio Emilia Innovazione. Grazie. Buonasera a tutti, grazie intanto di avermi dato questa opportunità, ringrazio Alessio e Benedetta che hanno organizzato questa bellissima giornata alla quale ho partecipato fin dalla mattina con un grande arricchimento personale. E Alessio e Benedetta mi hanno chiesto di dire due cose in quanto consigliere di amministrazione di REI, Reggio Emilia Innovazione, che mai azienda è più centrata rispetto a quello che è il nostro argomento di oggi. Tra l'altro noi siamo in questo splendido, secondo me, edificio che è il Tecnopolo, che è gestito proprio da Reggio Emilia Innovazione. Voi così vorrei parlarvi un attimo a braccio, anche perché tante cose di Reggio Emilia Innovazione, di che cosa è, che cosa fa, le trovate anche a proposito di digitalizzazione sul sito internet. Volevo dirvi un po' la mia esperienza personale, quello che io penso sia l'innovazione. Ve lo dico da avvocato, quindi con un taglio meno, diciamo, innovativo per tanti versi di quello che può essere chi ha una preparazione più tecnica. Ma quando il sindaco mi chiese se volevo entrare a far parte del consiglio di amministrazione di REI, mi disse: ma te la senti, Wanda, perché il compito è un compito non semplice, perché REI è un'azienda che ha tanti aspetti, tanti settori. E io ho detto: guarda, lo faccio volentieri, perché credo proprio nell'innovazione. Credo nell'innovazione, credo soprattutto che REI sia una società che possa per il futuro di Reggio Emilia fare veramente molto dal punto di vista dell'innovazione. Quindi, che cos'è REI, come si colloca anche rispetto alla nostra giornata odierna? Allora, REI, la vedete, gestore di questo, ripeto, bellissimo edificio molto nuovo che è il Tecnopolo. REI farà parte di un progetto futuro che è quello dello sviluppo del parco dell'innovazione, che voi vedete qui intorno, che comporterà appunto anche la ristrutturazione e la riqualificazione di due grossi capannoni delle Reggiane. Cioè REI, insieme al comune, insieme alla STU, questa società di trasformazione urbana che avrà questo compito, dovrà rappresentare per Reggio Emilia il volano, perlomeno per quello che io penso e per quello che certamente pensa anche l'amministrazione di Reggio, il volano per parlare di innovazione. Perché, guardate, io credo davvero che sia un po' la chiave di volta del futuro. Adesso non immaginiamo che l'Italia uscirà dai tanti problemi solo e unicamente se saprà porre in essere innovazione al 200%, e quindi abbiamo la bacchetta magica che tutto trasforma. Però penso che è un treno che noi non possiamo farci scappare. Io oggi ho partecipato con grande attenzione a questo tavolo di Industria 4.0 che ho sentito mio per la mia formazione e la mia conoscenza professionale e culturale, e devo essere grata all'onorevole Adriana Galgano che ci ha portato, che è di scelta civica, anzi adesso ha un'altra targa, diciamo, come gruppo parlamentare, ma ci ha direttamente portato quelli che sono stati i passaggi che hanno portato nella legge finanziaria, la legge di stabilità come si chiama adesso, a prevedere tutte queste, diciamo, incentivi e tutti questi passaggi a favore dell'innovazione. Avete sentito anche l'eurodeputata Lara Comi che ha detto delle cose molto condivisibili dal mio punto di vista, come l'Europa stia spingendo sull'innovazione. Allora io vi dico quello che secondo me, e l'ho detto anche al nostro tavolo di Industria 4.0, deve essere veramente il salto in avanti del nostro paese per poter mettere in atto finalmente questa rivoluzione, diciamo, di tecnologia avanzata, di giovani che si affacciano a queste esperienze. Credo che, vedete, a noi in Italia, sono convinta, non mancano le competenze. Io credo, non lo dico perché sono italiana e sono anche un po' nazionalista e amo molto il mio paese, lo devo dire, ma credo che questo valga per tutti. Io credo che l'Italia abbia delle grandi teste, delle grandi capacità e delle grandi conoscenze. Tant'è che le nostre capacità, le nostre conoscenze vengono prese all'estero immediatamente. I nostri giovani non sfigurano mai all'estero, sono preparati, hanno voglia di fare, hanno inventiva. In che cos'è che noi siamo carenti? Nell'attuazione pratica.
Noi dobbiamo, secondo me, in questo progetto di innovazione, di creazione di nuove start-up, di movimenti culturali da parte delle università, di accelerazione all'interno delle imprese, di modernizzazione, noi abbiamo bisogno di dati concreti. Io lo dico, scusate, ho finito il termine, per il mestiere che faccio, che sono 30 anni ormai che sono sempre su questo campo, che è un campo che a me piace, difficile e sempre di grande innovazione e scoperta. Dobbiamo formare in Italia, io l'ho detto all'onorevole, un quadro normativo e fiscale chiaro, di poche norme molto precise che consentano di sviluppare, di dare ai giovani che si affacciano alla tecnologia e all'innovazione la possibilità di lanciarsi in creazione di piccole società senza avere troppi ostacoli. Ho finito, credo che questo sia l'elemento in più che ci manca nel nostro paese per cavalcare veramente quest'onda, perché a livello di preparazione culturale specifica non penso davvero che siamo secondi a nessuno. Crediamoci veramente perché, e termino, andiamo avanti su questo passo senza, come ha detto giustamente sia il sindaco Ricci sia l'onorevole Comi, senza tralasciare la nostra storia. Portiamoci dietro anche le generazioni che non sono giovanissime, perché così tutti insieme, con un quadro normativo chiaro e completo, possiamo davvero fare un grosso passo avanti. Vi ringrazio anche per lei di essere venuti, è una bella boccata di ossigeno per noi che tutti i giorni combattiamo. Grazie, grazie mille Van. Sì, prendo due gusti, sveglio qua. Ok, ora posso.